Questo luogo contiene le risposte per la salvezza dell'umanità, ne sono certo. Hai altre domande? Devo andare. Sì, c'è molto da fare. Portami i manufatti al più presto. Più aspettiamo, più c'è il rischio che Atlantide venga scoperta. Difficile trovare questo manufatto. Ho solo dovuto tenerlo d'occhio. Acquisizione simultaneità. Acquisizione di una voce. Ecco cosa. Sostituirò le tue registrazioni. Gli umani ne hanno abbastanza dei tuoi discorsi. Il mio nome è Aletheia. Sono verità e rivelazione. E chiedo a te, Iso, che cerchi di riscrivere le leggi dell'universo, che manipoli il progresso umano. Cosa speri di ottenere? Tratti gli umani come scimmie utili ai tuoi scopi. Quanti manufatti hai creato per controllarli? Li temi così tanto? Osserva i traguardi che gli umani hanno raggiunto da soli. Democrazia e diplomazia. Un retaggio di cultura e arte. Potremmo condividere tutto se li trattassi come tuoi pari. Nella tua disperata ricerca dell'immortalità hai ignorato l'ovvio. Hai compiuto infinite simulazioni per trovarne una in cui non cambia nulla. Non ha senso. Il cambiamento avverrà e non sarà la cosiddetta fine del mondo che temi. Vi definite salvatori, ma dimmi. Questa apocalisse sarebbe esistita se tu non avessi manomesso il tessuto dell'universo? Sostituirò le tue ritrasmissioni. Non parlerai più per tutti noi. Sono Isu, come te, ma non prenderò più parte al tuo sfruttamento. Coloro che vennero prima ci parlano e ci svelano i loro segreti. Anche se queste parole di disapprovazione sono preoccupanti. Non è la prima volta che gli dei sono in disaccordo. Atena e Poseidone si contesero Atene. Chissà se Aletheia ha ottenuto il controllo di questo luogo. È stata dura ottenere il manufatto. Chi lo possedeva aveva molte domande da farmi. Dovevi venire. Antico avventuriero, ho creato questa registrazione per aiutarti. Scusami se sarò poco chiara. Noi Isu vediamo diverse versioni di passato e futuro e so che tu ci sarai più di una volta. I precursori miei simili hanno disseminato di sfide la tua strada, manufatti, creature, per non parlare del progetto Limbo. Le cose sono sfuggite loro di mano. Non ho risposte semplici da darti. Il tuo futuro dipende da una moltitudine di scelte. Mi dispiace se molte di esse ti arrecheranno dolore. Le tue tragedie da teatro sono il vero oracolo. Ma ti prego, non arrenderti. Sei più importante di quanto immagini. E come Pandora, ho solo una cosa da offrirti. La speranza. Il dolore non è il nostro unico ritaggio. Tu sei come me, ti ribelli al tuo destino. Non sei solo un mercenario, sei un eroe leggendario. Aggrappati saldamente alla verità e dominerai. Trova il tuo posto nella storia. Tutto ciò che c'è di terribile e meraviglioso a questo mondo ti spetta di diritto. Prendi. Le sue parole sono per te, ombra dell'aquila. Ciò che ho preparato ha dato i suoi frutti. Il potenziale della tua stirpe è dimostrato dagli stessi precursori.
Aletheia dice di poter vedere il futuro. Molti futuri. Che sia il vero oracolo. Presto. Quel manufatto ci aiuterà a chiudere il tempio. Sei testardo quasi quanto il suo proprietario precedente. Antico studioso, hai esteso la tua vita fino al limite estremo. Vedo che ti nascondi al mondo cercando di interpretare le parole dei precursori miei simili. Ti prego, ascolta il mio consiglio. Hai analizzato le equazioni della realtà stessa. Ti sei spinto più in là di qualsiasi altro umano. È incredibile e terribile al tempo stesso. È ovvio che persino questa piccola dose di conoscenza cosmica ti abbia deviato la mente. Mi dispiace. I precursori non dovevano condividere una conoscenza a cui non eri pronto. Vivi nell'oscurità. Devi comprendere che questa ossessione per il potere e per le stirpi non è il tuo vero retaggio. I precursori ti hanno manipolato. Usano il tuo intelletto straordinario a loro vantaggio. Tu vali più di questo. Crea il tuo retaggio. Lascia che siano le tue scoperte matematiche a irradiare una luce gloriosa dalla tua tomba. Ti prego, studioso, libera la mente e concentrati sulla tua situazione attuale. Ora possiedi un potente manufatto. Hai esteso a sufficienza la tua vita. Per quanto sia difficile, cedi. È ora che sia qualcun altro a bilanciare le equazioni. No, no, menzogne! Non è un'ossessione, è ricerca di conoscenza. È la scoperta delle origini del mondo. È soltanto un'opinione, Pitagora. Comunque, piuttosto ragionevole, direi. Ben fatto. Questo manufatto contribuirà a sigillare il tempo. Quasi contribuito a condurmi alla tomba. Viandante del tempo, congratulazioni per essere qui. Sono lieta di condividere questo messaggio eterno, questo frammento di realtà. Questa registrazione è per te, anche se chi vive nel passato non potrà comprenderla. Prima o poi le nostre realtà simulate si incontreranno. O credi di essere davvero qui ad ascoltare questa registrazione? Non è una creazione dell'Anus? Non fa parte di una simulazione più grande? Quanto si espandono le increspature nello stagno? Parliamo, da ribelle a ribelle. Le regole dei precursori ci hanno trattenuto troppo a lungo. È il momento di nuove strade, nuove possibilità. Non è più l'era del controllo, ma della creazione. Ho radunato altri precursori del pensiero affine per creare un nuovo inizio. Non interferiremo più e inizieremo ad aiutare. Dal tuo punto di vista ci vorrà molto tempo, ma quando saremo pronti, ti daremo il benvenuto tra noi. Dovrai solo premere un comando e avviare un'altra simulazione. È una follia, pura fantasia. Cercavo saggezza e invece ho trovato le chiacchiere confuse di una folle. Pitagora, calmati. Forse l'invito è per qualcun altro. Non c'è motivo di perdere la ragione per delle semplici parole. Incredibile. La conoscenza immagazzinata qui è immensa. Mi ci vorranno anni per decifrarla tutta. Allora? Hai trovato un modo per sigillare Atlantide?
Sì, credo di sì. Beh, quale sarebbe? Il bastone è la chiave. Bene, è il momento. Non posso, non ancora. Senti quello che dici, sei impazzito. Devi accettare il fatto di non poter acquisire tutta la conoscenza che esiste. La conoscenza è potere, l'unico potere degno di essere posseduto. A che prezzo? Non lascerò che tu mi dia ordini o lezioni. Tu volevi sigillare questo posto e io ho accettato di aiutarti. Non avevo ancora capito cosa avremmo scoperto della prima civilizzazione. La creazione della razza umana. Noi stiamo sigillando questo luogo per impedire alla setta di usarlo per schiavizzare l'umanità. È più importante della tua ricerca della conoscenza. La setta non sarà che un insetto da schiacciare quando il potere sarà nostro. È troppo pericoloso lasciare aperto questo posto, e tu lo sai. Non potresti capire. Il tuo orgoglio costerà caro a tutti. Non è una questione di orgoglio. A cosa serve la conoscenza se per ottenerla condanni tutta l'umanità? È proprio quello che volevi evitare. A volte è meglio trovare da soli la propria strada. Non siamo pronti al potere racchiuso in questo posto. Hai ragione. Non posso salvare l'umanità direttamente, ma posso salvarla da se stessa. Ora il fardello è tuo. Le tue scelte determineranno il destino dell'umanità. Sì, lo capisco. Alexios, scegli con saggezza. Atlantide è troppo pericolosa. Devo sigillarla. Tutto in ordine. Quindi, apriti sesamo. Che potenza! I nodi sono interconnessi in modi che non avrei mai immaginato. È più complesso di qualsiasi altro tempio Isu abbia mai visto. Lisbona, l'Artide. Sto registrando tutto, Laila. Diventerai un'eroina per questa scoperta. Vedi il bastone da qualche parte? Non ancora, ma c'è altro da esplorare. Lo troverò. Il meccanismo dovrebbe essere aperto. Qual è il problema? Non lo so, Laila. Controllo i miei punti sull'isola. No, ho capito. Manca un raggio di luce. È ora di ingegnarsi. Huh?
Laila, quel pilastro sembra che si possa spostare. Quei pilastri sembrano avere degli specchi. Forse manipolando quei raggi di luce potresti illuminare qualcosa di importante. Ma dov'è?
Cosa? Il vero saggio è colui che è consapevole di non sapere. Un mio caro amico mi disse questa verità. Impossibile. Alexios. Sì, mi chiamavano Ombra dell'Aquila, ma Icaro è scomparso molto tempo fa. Ti cercavo, ma non puoi... Non cercavi proprio me, vero? Funziona! Il manufatto Iso, il bastone di Ermete Trismegisto! Devi avere molte domande, Leila. Sai come mi chiamo? Forse me lo hanno detto gli dèi. Forse ho avuto una visione del futuro. Forse il congegno che hai nell'orecchio fa molto rumore. Scusa. Sono qui per un motivo. Per trovarti e porre fine a quello che ho iniziato molti secoli fa. Ho la tua lancia. La rivuoi? Oh. No. Puoi tenerla. È rotta. Ma tu la usavi così? È potente. La usavo per sconfiggere nemici che nemmeno Erodoto sapeva descrivere. Ma tutto finisce prima o poi. L'ho lasciata a lui quando ha esaurito il suo potere. Come ricordo. Ho molte cose da dirti. Quel bastone è incredibilmente importante. Ti ha tenuto in vita. Come? Chiedi a un allievo di Ippocrate. Ho sentito che ne esistono ancora. Il bastone ha compiuto il suo dovere. Stiamo cercando di tenerlo alla larga dall'ordine dei Templari. Ascoltami. Ordine, caos. Se uno dei due trionfa sull'altro, il mondo morirà. Ho cercato di porre fine al caos e la cosa ha solo portato alla rovina. Un tempo servivo l'ordine. Ora combatto per il libero arbitrio. Per il caos. Pitagora aveva ragione. Tu sei la chiave della profezia. Tu riporterai l'equilibrio. Leila. Ho combattuto numerose guerre ormai. Ho visto troppe persone morire. E ho viaggiato da un'estremità della Terra fino all'altra. Questo appartiene a te ora. Promettimi una cosa. Qualunque cosa. Quando avrai finito, devi distruggerlo. Distruggerli tutti quanti. Madre di tutte le cose. Caire. Ci sono molte parti della storia che non ho visto. Devo tornare nell'Animus e fare di nuovo visita ad Alexios.
Che ci fate qui voi due? Ci conosci, ti seguiamo dappertutto. Il vecchio Erodoto era impaziente di vederti. Te l'ho detto, Barnaba. Pare che Terra nasconda un segreto. Un segreto inimmaginabile. Sì, ma un mondo perduto. È perfettamente possibile. Atlantide potrebbe esistere. A me sembra una frottola, ma lui insiste. Erodoto ha ragione. Atlantide esiste. Incredibile. Oh, davvero? Non riesco a crederci. Dimmi tutto. Mia madre mi ha mandato qui a incontrare il mio vero padre. Conoscete Pitagora? È lui. Tuo padre viveva in un vulcano. Pitagora? Ma è impossibile. Significherebbe che è immortale. Aveva un bastone che apparteneva all'antica civilizzazione. L'ha tenuto in vita tutto questo tempo. Ha perfettamente senso. Beh, e dov'è? Presentacelo, dopotutto è tuo padre. Era un uomo testardo. Voleva tenere la conoscenza di Atlantide solo per se stesso. Testardo. Deve essere un tratto di famiglia. Intende dire che gli dispiace per il tuo lutto? Sto bene. Ma non parlatene mai con nessuno. Resterà tra noi. Hai la mia parola. Ma il mondo deve sapere. Sarebbe la storia più straordinaria della nostra epoca. Erodoto. Oh, va bene. Allora è deciso. Andiamo avanti. Come sempre. Abbiamo imparato molto, vero? So tutto io. Parla per te. Io cerco la verità. Gli dèi sanno che non è tutto vero quello che si racconta nei miti. Vengono dagli dèi in persona, la fonte più affidabile che esista. Entrambi mi avete aiutato molto. Non importa cosa sia giusto o sbagliato. E tu lo sai, essendo l'ombra dell'aquila semidivina. Forse anche lui è immortale. Sì, come no. C'è una cosa di cui sono certo. È stata un'odissea che non dimenticherò.